Eccoci qua puntuali come sempre, ma che bella puntata di Interconnection quest'oggi con l'ultra maratoneta Simone Leo, grande tifoso nerazzurro. Ciao Simo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Fabietto Valenti qui in studio. Ciao Fabietto. buongiorno a tutti. Lorenzo Macri collegato da casa. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, ciao ragazzi in studio, ciao a Ciao tutti. Lori. Il direttore di FC Inter 1908.it Daniele Mari, collegato anche lui direttamente da Roma. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Non c'è Gianmarco Piacentini, ma si collegherà con noi nell'ultimo blocco per degli impegni di lavoro. Allora, direi di partire da Lorenzo, perché era una partita che si sentiva non tanto, tantissimo. Per l'andazzo delle due milanesi era una gara, una finale determinante per entrambe. Chi perdeva finiva nelle polemiche, nella bufera. Io sinceramente mi aspettavo una partita complicata, difficile, probabilmente che sarebbe andata ai rigori. E invece è stata una No, partita. cioè sono rimasto molto sorpreso anch'io dall'atteggiamento dei ragazzi, dallo spirito di rivalsa anche dettato dal fatto che l'anno scorso l'hanno detto anche i giocatori dell'Inter che erano arrabbiati nei confronti degli avversari anche per come avevano festeggiato. Lasciami dire, Alfio, che abbiamo dimostrato anche al Milan che sappiamo vincere con stile. L'hanno detto anche i giocatori e credo che diventa ancora più bello, no? Quando vinci, stravinci, ma lo fai con eleganza, l'hanno dimostrato i calciatori, l'ha dimostrato la società, abbiamo vinto 3-0, è vero, l'anno scorso abbiamo perso noi lo scudetto, però il fatto che ci sia stato equilibrio e che comunque una vittoria così di ampio scarto sia stata celebrata con questa tranquillità ed eleganza fa capire davvero lo spessore dei calciatori dell'Inter, della società in generale e di tutti i tifosi. Quindi questa è la cosa che volevo dire in primis. Per quanto riguarda la partita, Alfio, abbiamo stradominato da tutti i punti di vista il Milan inesistente, un Inter che comunque ha messo per la seconda volta la stessa formazione. Bisogna capire adesso, ci saranno partite importanti, quindi capire se Simone Inzaghi vorrà fare un po' più di turnover per rispolverare un po' Dumfries, vedere quando tornerà Brozovic, capire la questione Lukaku. Io credo che a livello proprio mentale questa vittoria possa dare una svolta, la possa dare perché abbiamo due partite abbastanza semplici sul calendario prima del derby, Inter e Cremonese. E si sta mettendo tutto nella direzione in cui una squadra così deve andare, secondo me, perché l'Inter ha dimostrato anche ieri sera, a detta di tutti, che è una squadra che sa giocare a calcio e può vincere, può, secondo me, anche ridurre il gap. Io lo dico ora, poi verrò preso come un pazzo, però può ridurre il gap con il Napoli e perché no, crederci anche quest'anno, secondo Simone? me. Ma io ieri l'ho sofferta parecchio, almeno nel pre-partita, perché davvero era una partita da dentro fuori. Come hai detto tu all'inizio, chi perdeva poi non avrebbe passato dei bei momenti, quindi sono stato in silenzio prima della gara. E poi l'Inter è questa, cioè pensi che sia una partita combattuta, invece stravinci senza mai mettere in discussione il risultato, un 3-0 senza appello. Gli ultimi derby non erano andati bene, a parte la semifinale dello scorso anno di ritorno di Coppa Italia, però insomma anche all'andata in campionato avevamo perso, non parliamo di quello dello scorso anno. E quindi insomma un po' di tensione c'era, però poi io credo che alla fine i reali valori in campo siano questi, Inter 3, Milan 0. Ecco, l'anno scorso a loro è andata bene, noi l'abbiamo buttato via e poi hanno avuto anche tanta fortuna fino alla fine, insomma. Ecco Fabio, quanti sono i meriti dell'Inter, ma quanti anche i demeriti del Milan? Perché onestamente la partita del Milan di ieri è stata spaventosamente sottotono, no? Sì, tanti tanti meriti dei ragazzi, dei nostri ragazzi dell'Inter, sono entrati in campo secondo me, convinti dei propri mezzi, ma si era visto anche nelle ultime partite, a parte il Parma che abbiamo sofferto un pochettino. E sì, ma secondo me anche l'attitudine ultimamente con la vittoria della Coppa del Mondo da parte di Lautaro ha portato tutto nel gruppo la voglia di vincere ancora, al contrario il Milan, magari con le sconfitte
sconfitte di Giroud, di Teo Hernandez. Cioè, questo è un po' questo trend negativo che a me fa solo piacere vedere il Milan giocare così, perché alla fine, come diceva Simone, l'anno scorso, diciamo chiaramente, il campionato l'abbiamo buttato via noi, e a me sta ancora qua, perché i valori dell'anno scorso sono i valori di quest'anno. L'Inter è nettamente superiore al Milan, e questo è scritto e si è visto ieri sera. Però, onestamente, non so Daniele cosa ne pensi, secondo me l'anno scorso poi non è stato sempre così. Cioè, il Milan, anche per me l'Inter l'ha buttato via l'anno scorso. Tanto. Però il Milan poi alla fine l'ha meritato, facendo le proprie partite, giocando a 300. L'Inter, ragazzi, se tu hai 10 punti di vantaggio e ti butti via sette partite, vai a perdere a Bologna in quel modo, cioè, non è che poi c'erano anche dei demeriti. Non so cosa ne pensi, Daniele. No, assolutamente. Io tra l'altro non credo che il Milan, che ci sia tutto questo gap tra l'Inter e il Milan, perché stia minimizzando la forza dell'Inter, perché secondo me il Milan ha dei giocatori importanti ed è una squadra importante, questo valorizza ancora di più la serata di ieri. Poi l'importanza del derby è pivotale, sempre, a partire da quando facevamo i derby nel trofeo team fino alla Supercoppa, cioè è quasi più importante la partita del trofeo. L'anno scorso l'Inter è vero che ha perso lo scudetto probabilmente a Bologna dal punto di vista matematico, ma l'Inter ha perso il derby dal settantesimo, ha perso lo scudetto dal settantesimo del derby di febbraio. È una partita che cambia proprio l'impostazione mentale di una squadra quando la vinci e quando la perdi. E quindi la serata di ieri è particolarmente importante. Io francamente non so dire quante possibilità ci siano di ridurre il gap dal Napoli, perché in questo momento il Napoli chiuderebbe la stagione a 100 punti, quindi se chiude a 100, complimenti a loro e ci togliamo il cappello. Quello che sta facendo il Napoli è francamente qualcosa di assolutamente straordinario, quindi se dovessero vincere con più di 90 punti, complimenti a loro e basta, c'è solo da togliersi il cappello. Se il Napoli dovesse rallentare, l'Inter deve essere pronta a raccogliere eventuali regali che arrivano dall'alto. Però la partita di ieri è stata veramente una partita perfetta. Tra l'altro l'Inter aveva tre assenti che, se tornate a inizio anno, non erano tre titolari, erano tre stratitolari, due su tre addirittura probabilmente primo e secondo, primo e terzo giocatore della rosa. Quindi l'Inter vince nettamente, stravincendo una partita giocata in maniera perfetta tatticamente, bravissimo Simone Inzaghi, dare a Cesare quel che è di Cesare sempre, con onestà, bravissimo Simone Inzaghi. E ripeto, Lukaku, Brozovic e Dumfries, se tornati a inizio anno, erano parte dell'asse portante della squadra. L'Inter ieri ha fatto a meno totalmente di tutti e tre, perché nessuno dei tre è entrato, quindi veramente una serata senza sbavature, non c'è stata neanche una nota stonata nella serata di ieri. Ora è importante che l'Inter non si adagi, ma che anzi trovi la giusta carica, perché, ripeto, tra tre domeniche c'è di nuovo il derby. Appunto. E le frasi di ieri nel post partita, state pur certi che circoleranno nello spogliatoio del Milan. Io non so, onestamente a me non è piaciuta la provocazione del Milan nei festeggiamenti dell'anno scorso, francamente non è piaciuta neanche troppo la rivalsa di ieri sera. La capisco, umanamente la capisco tranquillamente, però ma non mi piace mai né la Ti riferisci a Çalhanoğlu? Sì, cioè, Bastoni e Dzeko sono stati molto e Di Marco sono stati molto soft. La reazione di Çalhanoğlu a me non piace mai, né la provocazione né la reazione, quindi non mi sono piaciuti i cori di Teo Hernandez e di Ibrahimovic nei confronti di un loro ex compagno, e non mi piace la reazione di Çalhanoğlu, perché poi i giocatori poi spesso e volentieri fanno pace d'estate sui panfili, sui grandi yacht, e lasciano i tifosi a picchiarsi per strada. Quindi non mi piace la provocazione e non mi piace la reazione, però l'Inter deve sapere che quelle frasi di Çalhanoğlu risuoneranno nello spogliatoio del Milan da qui alla partita, che è il 5 febbraio, sì. all'inizio di febbraio, e l'Inter deve assolutamente prepararsi a quella che sarà una battaglia. Anche perché, Simone, quella è un'altra partita. E anche perché, comunque, Çalhanoğlu, quando andò via dal Milan, fu il primo, no? A stuzzicare, evidentemente, sì. Si erano lasciati male. Però sì, il gol del derby sotto la curva. Anche. Sì, beh, anche tutti gli insulti, cioè anche Ganz fece gol, o anche Ronaldo fece gol mettendo le mani alle orecchie. Sì, cioè, sì. Mi sembra che siano cose particolarmente di cattivo gusto. Poi, peccato che quello di Çalhanoğlu sembra che abbia fatto chissà che cosa,
Però poi secondo me anche si è trasceso troppo, no? Negli insulti dei colleghi, quella volta lì, se stava zitto ieri sera era meglio. Sì, ma credo che poi tutto ritorni al derby dello scorso anno. Tra l'altro, se è la prima di febbraio, per la Cabala è esattamente un anno dopo quel famoso derby. Credo che poi tutto sia nato lì, da loro che hanno cominciato con si è girato Giroud, che a noi ci ha mandato i matti. Pensare di avere comunque regalato insomma, uno scudetto a loro in questo modo. Ecco, io credo che parta poi tutto da lì. Poi è chiaro che ci sta, Çalhanoğlu non è il primo che passa da Inter a Milano viceversa, non è il primo che esulta in un certo modo, loro hanno fatto dei festeggiamenti, io l'ho anche scritto su un post, esagerati lo scorso anno, ci sta lo sfottò, ma fino a un certo punto è vero che in campionato sarà un'altra partita, però il bello è anche quello, insomma, io credo che alla fine il derby vada vissuto così, in un certo modo, sempre stando chiaramente nella decenza e non nella violenza. Fabio? D'accordo. Cominciamo a dire comunque il derby tra tifosi Inter e Milan, diciamo, è molto più soft da altri. È Sì, sentito, ma comunque l'interista e il milanista dopo il derby vanno a braccetto, se vanno a bere una birra assieme. Non è come in altre città dove magari è più sentita. Sì, la rivalità dura 1 o 2 giorni, però comunque si pensa già alla partita successiva. Il derby del 5 febbraio, sì, vediamo come intanto come ci arriviamo. Se il Napoli perderà qualche punto, lo spero. Anche perché, vista comunque la sconfitta, magari possa avere delle ripercussioni sulle prossime, a questo punto potrebbe diventare anche importante per una rincorsa verso la testa della classifica. Comunque, sì, il derby di ieri sera, insomma, ha sancito una ribalza, si è chiuso il cerchio col derby di un anno fa, dove comunque è nata la disfatta, chiamiamola così, la disfatta nostra dell'anno scorso. Fatemi andare da Lorenzo. No, io invece Alfio mi trovo in disaccordo, nel senso che ribadisco secondo me la scelta comunicativa di tutta l'Inter, perché quando vanno in quattro a parlare e dicono tutti più o meno la stessa cosa, poi lasciamo perdere che Çalhanoğlu va un po' più nel personale, anche perché lui è stato chiamato personalmente nei festeggiamenti dei tifosi del Milan, ma degli stessi colleghi, come dicevi tu. Quindi secondo me poteva evitare, sì, 3-0 a casa, è stata veloce, però la scelta comunicativa dell'Inter secondo me dimostra grande maturità. Ed è secondo me anche un segnale che fa capire al Milan che nonostante i loro festeggiamenti, anche noi non abbiamo paura di festeggiare e festeggiamo con sfrontatezza dicendo ci sarà il derby il 5 febbraio, noi ci siamo, vi rispettiamo, ma noi ci siamo e vi insegniamo come si vince, vi insegniamo come si parla e come si comunica anche con il rispetto degli avversari. Io credo che la scelta comunicativa ieri sia stata perfetta e l'hanno decisa, perché se vanno in quattro e parlano tutti alla stessa maniera e parlano di rispetto e parlano di magari cose che si potevano evitare nei festeggiamenti del Milan, credo che sia stata tutta preparata a tavolino, ecco. E mi è piaciuta molto invece, mi è piaciuta molto e non la critico e non la biasimo, anzi la condivido pienamente. Daniele, è cambiato il rendimento della squadra dalla ripresa del campionato, no? Cioè, l'Inter fa una partita molto bella anche dal punto di vista tattico col Napoli, le tre successive non belle dal punto di vista stilistico, dal punto di vista del gioco, anzi, con delle Voglio. difficoltà, però la sensazione è che la squadra, rispetto ai 24 gol in 17 partite, adesso subisca un po' di meno. Ha arretrato un po' anche il baricentro adesso? Ma c'è stata un'inversione di tendenza. Vi ricorderete che a inizio anno l'Inter giocava male i big match, ha perso tutti gli scontri diretti. Adesso 4-0 nelle due partite con Napoli e Milan, sostanzialmente senza far tirare in porta gli avversari. Onana è sicuramente stato un'altra bella conferma, perché è sempre molto sicuro, un po' di tiri di alleggerimento dalla distanza, qualcosa di Bennacer, un tiro di Leao, niente di che lo potesse far tremare, ma molto sicuro nelle prese sempre. E col Napoli idem. Cioè, è stata molto sottovalutata la vittoria contro il Napoli. Cioè, fare 0 tiri in porta al Napoli in questo momento non c'è riuscito il Liverpool. La Juventus è stata sommersa.
tu non hai solo vinto contro il Napoli, hai tenuto in questo momento la squadra che gioca meglio in Italia, è una di quelle che gioca meglio in Europa, l'hai tenuta a stecchetto senza farla mai tirare in porta. Le altre partite, è vero, quella col Parma la terrei un po' fuori, perché come avete visto, tutte le big nel turno di Coppa Italia, nel primo turno di Coppa Italia lo prendono un po' sotto gamba, non è un attenuante, è un dato di fatto. Alcune pagano di più uscendo, come è successo al Napoli, e anche quelle che si qualificano, generalmente si qualificano senza brillare, la Roma 1-0 col Genoa. Quindi la partita col Parma, francamente, non mi ha sorpreso nel fatto che l'Inter trotterellasse un po' in campo. Quella col Monza e quella col Verona sono state due partite normali, nel senso non giocate sicuramente in maniera splendida, ma che avevi sostanzialmente portato a casa entrambe. Il Verona, proprio zero tiri in porta dalla parte del Verona, nessun problema. La partita col Monza doveva finire 3-1 perché avevi fatto il terzo gol a 7 minuti dalla fine. Quindi, voglio dire, gli errori arbitrali ci sono e vanno pesati. Mi fa sorridere chi dice che no, ma l'Inter doveva vincere 4-0 a Monza senza pensare all'errore dell'arbitro. Questo è fantacalcio. Le partite si vincono anche soffrendo e l'Inter aveva vinto regolarmente a Monza. Quindi, francamente, io questo inizio di 2023 da parte dell'Inter lo reputo molto positivo. Lo reputo molto positivo. Si è parlato molto spesso del fatto che Inter e Milan arrivassero a questa Supercoppa con percorsi abbastanza simili. Non è vero. Ripeto, l'Inter ha battuto il Napoli non facendola mai tirare in porta. Queste cose vanno pesate nei giudizi. Non si può mettere tutto insieme nel calderone. La sofferenza col Parma, sì, poi ha battuto il Napoli come se fosse una cosa abbastanza scontata. Ci sono dei buoni segnali. Ripeto, l'Inter deve trovare una certa continuità. Cosa che comunque ha ragione Simone Inzaghi quando la rivendica in conferenza stampa. Ultime 10 partite, 8 vittorie, una sconfitta, quella contro la Juventus, anche lì partita abbastanza buttata via, dominata nel primo tempo e poi improvvisamente l'Inter è scomparsa nella Sì, ripresa, e il pareggio di Monza causa errore arbitrale. Quindi l'Inter sta trovando una sua continuità di rendimento, non è vero che non c'è continuità di rendimento. È chiaro che adesso arrivano molte prove del 9 a partire da soprattutto il derby del 5 febbraio. un attimo di pubblicità e torniamo, grazie. In bassa frequenza stiamo riguardando un po' le fasi salienti della partita. Simone, è stata una gara che già dopo 20 minuti era finita. Cioè, forse l'unico timore dei tifosi interisti Era l'Inter. era l'Inter, Sì, esatto. perché tu dici, ti arriva il Esatto. blackout, basta prendere un gol, vai in difficoltà e ti fanno il Fino al pari. Cioè, 3-0, sì, eh? fino al Sì, 3-0 è stato così, esatto, eh? fino al 3-0, esatto. Proprio anche poi, non per ripetersi, ma vedendo anche il derby dello scorso anno, insomma, che nel giro di 10 minuti abbiamo preso due gol. Però sì, ecco, probabilmente qualcuno che l'ha vista, che non è tifoso interista, era più sicuro di noi, perché noi, insomma, con questa squadra non sappiamo mai. Però davvero, davvero mai stata in discussione, una partita che è stata fondamentalmente una passeggiata. Loro comunque davvero molto, molto, molto deludenti. Però davvero, bene così, chi se ne frega, insomma, se loro sono stati deludenti. Perché davvero, provate a pensare se avessimo perso. Oggi cosa avremmo detto? Era davvero dura, davvero dura. Quindi è andata bene così e veramente mai, mai stata in discussione. Grande vittoria. E bisogna, insomma, dare anche merito a Simone Inzaghi perché è davvero l'uomo delle finali. Insomma, con noi ne ha fatte 3 su 3 e tanta, tanta roba. Fabio? Sì, non sarei venuto, guarda, ma guarda, Cioè. come dicevo prima, ero sicuro. Comunque mi continuo sul filone di Simone. Complimenti, tanti complimenti a Simone Inzaghi. Comunque non era facile cioè, giocare con, come diceva prima, con i tre titolari fuori, Lukaku, Brozovic e Dumfries. Un grande complimento a Dzeko perché si sta rilevando comunque a 36 anni, con un rinnovo da vedere, un grande fuoriclasse. Si è preso sulle spalle l'Inter, non partendo comunque da titolare quest'anno, perché ricordiamoci che Dzeko, non dico doveva andare via, ma era la quarta scelta, quarta punta. Correa non pervenuto quest'anno. Visto un L'anno grande. scorso, L'anno scorso ma neanche, anche l'anno infatti. prima, no, Correa proprio non ci è venuto Ero mai. te con un amico, stavo rimpiangendo Sanchez quasi quasi. Cavolo, L'amico, io il toglierei quasi meraviglia. quasi. No, non so voi, No, io proprio toglierei Correa immediatamente. così, anche. Vabbè, comunque. Poi ci sarà un problema. Brozovic, voi come lo vedete? Tornerà? Non tornerà? Perché un Çalhanoğlu così, Mkhitaryan anche, grande prestazione anche ieri, Mkhitaryan.
Centrocampo, tanta, un Gagliardini è entrato con voglia, Darmian preciso, zero errore, al contrario di un Dumfries. Di Marco non parliamone, fosse stato brasiliano a questo punto Di Marco era un fenomeno. Comunque, grandi ragazzi. Lore. No, sì, tutti, la Claudio. prestazione dell'Inter ieri in generale, tutti gli 11 hanno fatto una grandissima prestazione, ma io vorrei tornare a fare un passo indietro. L'Inter gioca bene, e ci eravamo sentiti anche Alfio, io e te, da dopo la sosta, cioè l'Inter contro il Napoli, come diceva anche prima giustamente Daniele, stravince. Poi la partita col Parma, io l'avevo detto settimana scorsa che comunque oggi gli ingranaggi delle squadre, soprattutto delle grandi squadre, sono diversi rispetto a 2 mesi fa, perché siamo stati tanto fermi e si giocherà tanto in poco tempo, quindi si giocherà ogni 3 giorni, quindi è normale che ci possa essere qualche passo falso. Però io reputo che dopo la sosta l'Inter sia tornata in campo con un'attitudine, una mentalità davvero convincente. Ieri lo dimostrano, e la cosa secondo me vanno fatti assolutamente grandissimi complimenti all'allenatore Simone Inzaghi, perché nonostante tutto è vero, 10 punti dal Napoli, è vero l'anno scorso ha perso lo scudetto, però nonostante tutto lui il trofeo in casa ogni anno lo porta. Quindi tantissimi complimenti, ma il complimento più grande che gli faccio io Simone Inzaghi è che oggi l'Inter non dipende più da Brozovic. Ed è una squadra che può fare a meno di un giocatore che un anno fa, 6 mesi fa, non avrebbe mai potuto fare a meno. Grazie a sicuramente la qualità di Calhanoglu, ma Simone Inzaghi ha istituito un sistema di gioco per cui non c'è nessuno che sia davvero fondamentale. Ha creato un gruppo, ha creato delle idee di gioco e quindi, come si diceva prima, Dumfries, Brozovic, Lukaku. Oggi l'Inter non dipende più davvero da nessuno se non dalle proprie idee e dal proprio sistema. Quindi questo secondo me è il più grande complimento che aveva fatto Simone Inzaghi. Allora, volevo un attimo farvi vedere questa grafica e poi andare da Daniele, perché ne parlava prima Daniele il cambio di trend, no? Dell'Inter. Siamo passati da subire 24 gol in 17 partite e queste sono le ultime Ma partite. scusa, prima della sosta, anche non solo dopo la sosta, perché ricordiamoci che prima della sosta. Infatti qua è prima della Sì, no? sosta. Cioè, Inter Bologna, da Inter Bologna avanti, prima della sosta, l'Inter fa 6 vittorie, un pari, nessuna sconfitta, con 18 gol fatti e soltanto 6 subiti. Cioè, c'è un'inversione di marcia sostanziale. Ora, non so se basterà, visto il divario in classifica dal Napoli, per come sta andando il Napoli, a recuperare, però. Se questa dovesse essere la proiezione, è un altro tipo di marcia, Daniele, rispetto a quello della prima parte della stagione. Diciamolo sinceramente, l'Inter ha toppato clamorosamente la preparazione atletica. Non so cosa ne pensi, Daniele, ma toppato in maniera grave, perché l'Inter all'inizio stagione, a fine ottobre, è già fuori dalla lotta a scudetto, eh. Poi la squadra però si riprende. E adesso è un altro trend, un altro modo anche di giocare e stare in campo. Ma assolutamente sì, Alfio. Secondo me la partita spartiacque, quella che proprio segna la definitiva inversione di tendenza tra l'Inter di inizio stagione, che sicuramente aveva dei problemi di natura fisica e secondo me anche di problemi di turbolenze post-mercato, perché tutta l'estate con i giocatori col cartello vendesi sicuramente non hanno fatto bene allo spogliatoio. Tra l'altro, lo spogliatoio che ha ammesso candidamente di aver avuto bisogno di un vertice per rimettere la barra della nave nella giusta direzione. La partita spartiacque è Inter-Roma. L'Inter torna dalla prima sosta delle nazionali con la Roma, gioca una buona partita, perché poi chiaramente la gente legge solo il tabellino, ma l'Inter gioca una buona partita con la Roma, perde malamente, perché perdi giocando una buona partita, quindi perdi malamente. E lì c'è questo famoso vertice della Pinetina e c'è anche la decisione definitiva di Simone Inzaghi di spostare Calhanoglu in regia. Ora, tutti quanti abbiamo delle grandi aspettative, io per primo sul futuro di Aslani, perché mi sembra che il piede sia un piede da giocatore importante, quindi io continuo ad avere delle ottime aspettative su Aslani, però la scelta di non sostituire Brozovic, che l'Inter non ha mai avuto, perché si parla solo di Lukaku, ma l'Inter Brozovic quest'anno non ce l'ha mai avuto, perché si fa male nella prima sosta per le nazionali, quella di settembre.
Quindi l'Inter non l'ha mai avuto Brozovic, ce l'ha avuto la Croazia al mondiale, buon per loro, ma noi no. E la scelta di non puntare con continuità su Aslani regista, ma di spostare Çalhanoğlu, non solo espone al pubblico la bellezza di Çalhanoğlu regista, ma espone al pubblico l'utilità di Mkhitaryan, che rispetto a Vidal è proprio un altro mondo, perché è un giocatore molto utile, che non significa che il ritorno di Brozovic non conti, perché se fai giocare tutte le partite a Mkhitaryan, poi rischi di avere quello che è successo a Dzeko lo scorso anno, giocatore comunque con un'età, se lo spremi troppo poi alla fine la paghi. Quindi io aspetto con ansia il ritorno di Brozovic, non sto assolutamente sminuendo l'importanza di Brozovic, tanto è vero che mi sono espresso negativamente sull'eventuale cessione, perché ripeto, bravissimo Mkhitaryan, utilissimo, giocatore utilissimo, non fa mai una cosa tanto per farla, passaggetto indietro che spesso e volentieri contestiamo a Dumfries, Mkhitaryan cerca sempre di fare una cosa utile, quindi giocatore utilissimo, ma non va spremuto troppo, serve il rientro di Brozovic. Però la partita con la Roma segna un cambiamento definitivo dell'Inter. Innanzitutto l'Inter batte il Barcellona, sostanzialmente lo batte due volte, perché poi la partita di Barcellona, se la pareggi è come se l'avessi vinta, in più c'è quell'errore di Aslani all'ultimo minuto, quindi sostanzialmente batti il Barcellona due volte, ti qualifichi in un girone in cui eri praticamente dato per morto e fai, ripeto, 8 vittorie su 10 partite. Pareggio di Monza, sappiamo tutti come, certo è che hai scelto di perdere proprio la partita più sentita, però anche dal punto di vista degli scontri diretti c'è un'inversione di tendenza. La Juventus fa 8 vittorie consecutive e guadagna, prima della sconfitta contro il Napoli, e guadagna 3 punti al Napoli, quelli che il Napoli perde a San Siro con l'Inter. Quindi in questo momento, francamente, sì, l'Inter perde la partita di Udine, le partite perse, quella con la Lazio a inizio stagione, però dall'inizio di ottobre, dalla sconfitta con la Roma, l'Inter fa il suo. Se il Napoli le vince tutte, che vogliamo fare? Ripeto, 8 vittorie consecutive della Juve, mega filotto, 3 punti guadagnati sul Napoli, 3, non 10. Quindi in questo momento il rendimento del Napoli probabilmente esalta in maniera negativa quelle che sono le pecche delle altre, ma l'Inter da Inter-Roma secondo me fa l'Inter. Simone, che ripercussioni ha la sconfitta per il Milan? Il modo in cui è arrivato, la differenza di prestazione, cioè la partita proprio sottotono, Milan irriconoscibile onestamente. Ma guarda, io da interista chiaramente spero che sia il colpo di grazia, anche perché comunque arriva da un trend molto negativo nelle ultime partite, poi comunque questo, ok, che era un derby, che comunque è sempre una partita sentita, ma soprattutto metteva in palio un trofeo, una coppa, potevi aggiungere un trofeo in bacheca, non l'hai fatto, e oltretutto hai perso così, non hai perso magari ai rigori per un errore alla fine, insomma hai perso 3-0 senza appello. Credo che sarà una ripercussione abbastanza importante. Ieri ho sentito l'intervista di Pioli, era abbastanza sconsolato, si è preso lui tutte le responsabilità, forse addirittura anche fin troppe, perché comunque i suoi giocatori top ieri sono mancati. Vedremo, adesso hanno subito una partita, se non sbaglio, con la Lazio, quindi subito una partita importante, e vedremo come reagiranno. Però volevo farti una domanda, sì, quasi una provocazione. Ad oggi, Napoli campione d'Italia, Inter seconda e vince Supercoppa e Coppa Italia, io oggi firmerei, non so voi. Fabietto? Ma io, guarda, se basta che il Milan e la Juventus non vanno in Champions, quasi la firma. Addirittura non vanno in Champions. La firma, mamma mia. Ma la Lazio e la Roma, Mourinho è lì, sì, sono 3 punti dietro. Questo è vero, però. Guarda, così la firma cosa ce la potrei anche mettere. Non dimentichiamoci la Champions, comunque, se c'è l'Inter in forma adesso, col Benfica, col Porto, ce la possiamo giocare tranquillamente. Lore? Quindi, aspettiamo. Bah, io non firmerei, ma per il semplice fatto che comunque diamo una gerarchia anche ai titoli. È vero, la Coppa Italia è un titolo, la Supercoppa Italiana è un titolo, ma niente paragonabile come uno scudetto. Quindi io firmerei veramente di arrivare ad aprile, maggio ed essere lì a meno 5, meno 4, questo sì lo firmerei. Firmerei anche vincere le Coppa Italia, però detto ciò io onestamente preferirei vincere il campionato a la Supercoppa che abbiamo già vinto e la Coppa Italia. Andare avanti in Champions League si può fare, perché il Porto è una squadra che gioca molto bene, fortissima, però l'Inter di oggi è una squadra europea che secondo me può vincere e può passare il turno contro, anche contro il Porto. È
chiaro che adesso bisogna fare un po' il conto della situazione, nel senso che bisogna iniziare a fare un po' di turnover, perché la mia più grande paura è che Mkhitaryan la seconda parte di stagione, quella decisiva, possa fare un po' fatica, perché sta giocando tanto. Dzeko è vero, è un giocatore esemplare, perché ha una qualità, fa giocare bene la squadra, è affidabile, però sappiamo benissimo quale sia la sua carta d'identità. Quindi secondo me diventa cruciale e fondamentale il rientro di Brozovic. Lukaku, che è un caso oggi Lukaku, perché parliamoci chiaro, io l'ho visto ieri scaldarsi, ma mi sono focalizzato proprio solo sul suo riscaldamento, e anche nel riscaldamento avevo la percezione che facesse fatica. Quindi bisogna capire, perché il reparto offensivo con solo Dzeko e Lautaro Martinez, con Champions League, Coppa Italia e questo campionato che si giocherà fino a giugno, quindi sarà lunghissimo, sarà difficile. Quindi bisogna ritrovare un reparto offensivo, bisogna ritrovare i Dumfries. Secondo me sta facendo molto bene a dare un po' più di minutaggio a Gosens, perché anche Di Marco non può fare tutte le partite ad alta qualità. Aslani può essere una soluzione, che ritengo anch'io possa diventare un giocatore fortissimo, perché tecnicamente ne ho visti pochi giocare come gioca lui la palla, e soprattutto non la butta mai via, cioè cerca sempre di tenerla, magari si prende dei rischi, magari può essere considerato tante volte responsabile, però è un giocatore sicuro di sé, che ha qualità e che fa sempre delle grandi giocate. Quindi è questo, secondo me, il punto focale dell'Inter oggi, e secondo me di Simone Inzaghi, deve essere una gestione totale della rosa, perché giocando spesso ogni 3 giorni bisogna dare qualità a questa squadra che ne ha, perché ha una profondità di rosa importantissima, e sperando di recuperare il reparto offensivo che ad oggi manca, perché con solo Lautaro Dzeko io vedo difficile un filotto ulteriore di partite positive, perché i giocatori giustamente dopo 3 giorni che giocano, e giocano magari un mese, vengono overperformati, overcaricati, è chiaro che bisogna dare un po' di turnover a questa squadra. Devo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Rieccoci nuovamente in diretta, vi faccio vedere, ne parliamo anche con Daniele, quelle che sono le prossime partite, perché proprio Daniele faceva un accenno adesso al filotto di partite che attendono l'Inter, perché lunedì sera si gioca con l'Empoli, dove immagino che ci sarà un po' di turnover, perché poi abbiamo visto Barella che è uscito perché aveva i crampi, Çalhanoğlu anche lui aveva i crampi, Di Marco anche lui aveva i crampi, cioè sono sempre gli stessi fondamentalmente che giocano. Poi bisogna andare a Cremona, che è una squadra che gioca, nonostante non abbia una bella classifica, però è una squadra viva, vivace, che ti può mettere in difficoltà. E poi c'è il derby, c'è la gara più sentita. Secondo me molti sottovalutano la partita di Champions col Porto, ma il Porto è un'altra squadra che gioca un gran calcio. Daniele? No, è un calendario fitto, quindi il turnover è necessario. Cioè le assenze di Brozovic, Lukaku e Dumfries, adesso io so che cosa ha Brozovic, so che cosa ha Lukaku, non ho onestamente ben capito che cosa abbia Dumfries. Nel senso che ogni tanto Inzaghi parla di problemino di testa, problemino fisico, problemino di essere tornato dal mondiale che sicuramente ha fatto ad alto livello scarico. Onestamente non è ben chiaro che cosa abbia Dumfries complessivamente, però sicuramente sono 3 giocatori che, ripeto, a inizio anno erano tutti e 3 tranquillamente nella formazione tipo dell'Inter, quindi non puoi pensare di farne a meno, perché è giusto il discorso che si fa su Mkhitaryan. Su Dzeko tra l'altro l'abbiamo già vissuto l'anno scorso, strepitosa prima parte di stagione, un gol, credo 2 gol in tutta la seconda parte di stagione. D'altra parte, la carta d'identità Dzeko la sta ingannando fin troppo, ma non si può forzare la natura, quindi Dzeko va usato il giusto. Lui doveva far rifiatare Lukaku, in questo momento è quasi Lukaku che serve per far rifiatare Dzeko, considerando che francamente trovo difficile dare una collocazione di rilevanza a Correa, che anche ieri, cioè, il giocatore entra anche con impegno, non è che non metta l'impegno, però non vince un dribbling, non tiene una palla. Francamente in questo momento l'attacco dell'Inter è Dzeko, Lautaro,
E l'anno scorso ci siamo trovati esattamente nella stessa situazione e alla fine l'abbiamo pagata cara perché Dzeko è scomparso nella seconda parte di stagione. Quindi è fondamentale che tornino Brozovic, Lukaku e Dumfries per dare un po' di fiato agli altri. Prima del derby credo che ci sia la partita di Coppa Italia. E la partita di Coppa Italia, essendo comunque un trofeo a cui Simone Inzaghi tiene, è una partita che dovrai giocare. A pochi giorni dal derby, molto probabilmente sarà Inter-Atalanta, è una partita che delle energie te le toglierà. Il Milan non ce l'ha, quindi l'Inter è in corsa su tutti i fronti e serve la rosa al completo. Poi sulla partita col Porto, sicuramente è inutile dire di no. Il sorteggio poteva andare peggio, nel senso che avevi tutti i squadroni e c'era il Porto. Il Porto è una squadra che generalmente quando affronta le squadre italiane le elimina, quasi sempre. Quindi è una squadra rognosa. Sergio Conceição è un allenatore ormai di livello internazionale e quindi è un'altra partita che dovrai sudare maledettamente. E quindi l'Inter ha bisogno di poter fare un po' di turnover. Per esempio lunedì io ho detto al mio inviato che era Riyad, dice che possiamo chiedere a Inzaghi che non sia la solita domanda sulle sensazioni, la vittoria, eccetera, eccetera. Ho detto, guarda, continua a battere sul tasto Lukaku, perché cioè, Lukaku deve giocare con l'Empoli. Se non gioca neanche con l'Empoli, allora c'è qualcosa di problematico. Cioè, Lukaku deve giocare contro l'Empoli. Ma tu dici titolare, Dani? Secondo me sì. Al massimo poi può uscire lui. Ma io non credo sia in condizione, contro l'Empoli. Lo sai. Io non credo che sia in una situazione... Siccome la risposta di Inzaghi non mi ha tranquillizzato da questo punto di vista, io ho fatto fare una domanda proprio secca, cioè Lukaku gioca contro l'Empoli e lui ha un po' supercazzolato. Questo è un problema, cioè Lukaku deve essere lui che gioca la prima ora e poi sì, sicuramente non hai 90 minuti, entra Dzeko nell'ultima mezz'ora o entra Correa, questo poi... Però Lukaku deve giocare, altrimenti ogni volta si parla di lievissima infiammazione del tendine, poi lievissimo affaticamento muscolare, lievissimo, lievissimo, e tanto Lukaku è già la terza partita che salta. È la terza partita che salta, è una roba che Simone non dice mai nessuno, poi tu sei un atleta. Lukaku, sai quante partite ha fatto intere con la maglia dell'Inter da quando è tornato? Forse una sola. Una. Infatti. Quella di Lecce, credo. La prima Lecce, poi ha giocato quelle due successive 68 e 70 minuti, poi basta. Cioè, credo che non sia solo un problema fisico, anche perché comunque al Mondiale qualche partita l'ha fatta, ha giocato male, ha sbagliato dei gol clamorosi, però giocava se non 90 minuti quasi. Con Conte non saltava un minuto. Con Conte non saltava un minuto, uno. E esatto, non lo toglieva mai. Cinque partite saltate in due anni. C'è un Conte, ecco, quindi era un altro Lukaku, però era un altro Lukaku. Sì, però ho capito. L'Inter l'Inter ha preso Lukaku che non giocava da un anno. Però sono passati 10 mesi. Lukaku, cioè, quindi dire, non è che Lukaku è tornato 5 anni dopo il Lukaku di Conte. Sono passati 10 mesi, adesso è stato fuori 3 mesi. È tornato col Napoli, a me era piaciuto Lukaku contro il Napoli, sì. 60 minuti utilissimi per tenere in allarme Kim, per aprire spazi, eccetera, eccetera. Malissimo col Monza, ma soprattutto, allora, lievissimo risentimento di che? Se salti tre partite non è lievissimo. No, però vi faccio una domanda io, cioè, secondo voi Lukaku, il Lukaku dell'Inter e Lukaku di Conte, c'è mai stato dopo l'Inter di Conte? Cioè ha mai fatto più di 5 partite di fila Lukaku negli ultimi 2 anni? No, non ha più giocato. No. Non ha più giocato, di fatto. Però, cioè, come dicevano i latini, non si può passare da non saltare mai una partita, a giocarle sempre tutte, a non giocare più. È stato fermo un anno. Ho capito. È stato fermo un anno. Cioè, Mori... Ti ricordo che prima dell'Inter a Manchester, quando Lukaku è andato via, i tifosi festeggiavano, hanno festeggiato. Quindi Lukaku dell'anno di Conte è stato un anno. Due anni, un anno e mezzo. Sì, ma poi Lukaku, quello di adesso, quello di prima dell'Everton, è quello del Manchester e quello del Chelsea. United giocava. Però giocava. Scusate, questo è ingeneroso, nel senso che Lukaku ha fatto 300 gol in carriera.
cioè è nella, ma nella top parla, ten ma non si di sta goleador della parlando, Premier League, Daniele, non cioè, si sta non è... parlando sul fatto che Lukaku sia forte o no, si sta parlando no, del ma fatto che Lukaku anche sul non gioca fatto, più di anche due sul anni, fatto ha che una costituzione fisica tale per cui non può, secondo me, non giocare per un anno di fila, perché poi per forza di cose la sua costituzione fisica lo porta a avere un rientro molto blando, e ne però se stiamo, poi non ne stiamo giochi neanche con la ripagando Cremonese, sicuramente la cioè, situazione come dice... dell'anno scorso, perché anche col Belgio non doveva giocare Lukaku, poi okay, l'ha messo dentro, non doveva giocare, ma con lui in campo il Belgio ha avuto le occasioni che non ha avuto in tutte le altre partite, poi le ha sbagliate, chiaro, non sta bene, però, non è presentabile. Però adesso io per curiosità mi sono andato a guardare la stagione di Lukaku al Chelsea, quella post cessione. Lui comunque gioca 26 partite, che per carità non sono le partite che ha giocato con l'Inter di Conte, che ne aveva giocate 36 e 36, quindi e ha ripeto, fatto degli spezzoni, però non era titolare. Ha fatto degli spezzoni, però qui vedo 4 partite consecutive da 90 minuti, 3 partite consecutive da 90 minuti, 76, 78, 80. Cioè, comunque era un giocatore di calcio. Cioè, questo quanti Lukaku fatto, ha fatto 15 minuti col Monza e 15 minuti col Monza e ti fermi per 3 partite. Torni a ottobre, mezz'ora con la Sampdoria, è risparito nuovamente. Cioè, questo Lukaku non è un giocatore di calcio, non va bene. È questo che voglio dire, siamo d'accordo. Simone, fatemi sentire Simone Leo. Ma insomma, è vero che ha un fisico particolare, quindi puoi metterci più degli altri a entrare in forma, però è anche vero che se comunque lo porti in panchina vuol dire che in qualche modo è recuperato, non per tutta una partita, ma magari per uno spezzone. Se poi però non lo fai neanche partire titolare con la Cremonese, diventa davvero dura. Scusate, con l'Empoli, insomma, la prossima partita. Ecco, diventa davvero dura. C'è qualche cosa sotto che magari noi non sappiamo, perché effettivamente l'impiego sta diventando qualche cosa di strano. Ricordo anche quando è entrato in Champions contro il Victoria, comunque con tutto il pubblico che lo incitava, è entrato 10 minuti, gol, sembrava recuperato, e poi da lì di nuovo fermo. Cioè, qualche io mi cosa ricordo, che non voi va. Ricordate, Alfio sicuramente se lo ricorderà, esce la notizia del risentimento al tendine del ginocchio, sì. La prima notizia che filtra, spesso e volentieri le da Sky, anche per motivi di accordi, lievissimo risentimento, ma già a disposizione per il Verona. Poi salta il Verona, non gioca contro il Milan, perché sostanzialmente ha fatto presenza in panchina, ma effettivamente non era a disposizione, non si è scaldato neanche con le riserve a inizio partita e a fine primo tempo, quindi se tu non lo fai scaldare a fine primo tempo significa che non hai proprio intenzione di metterlo, a meno di opzioni disperate perché stai perdendo. Quindi voglio dire, lui è fermo da 3 partite di nuovo. Poi io ti chiedo in conferenza stampa, si gioca lunedì, io giovedì ti chiedo se lunedì è in grado di fare un'oretta, il primo tempo, e tu mi rispondi non lo so, vediamo come si allena, eccetera eccetera. Sarebbe la quarta partita che salta, non lo so, cioè, e siamo a fine gennaio, cioè, voglio dire, siamo a fine gennaio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sono 6 mesi. Ci prendiamo di bala. Pubblicità, bravo. Al posto però non di Lukaku, no, al posto di Correa. Pubblicità e torniamo. Ma vai tranquillo. Salutare anche Gianmarco Piacentini, che è collegato al telefono con noi. Ciao Giamma. Ciao Alfio, ciao a tutti, allora, ragazzi. Siamo ciao qui Lori, con Simone Leo, Fabio Valenti, Lorenzo ciao. Macri. Ciao. Ciao Leo. Anche Daniele Mari, insomma, oggi siamo ciao, in tanti. Dove sei Giamma? Dove sei? Sono sul lago di Como, con una bellissima villa che si chiama Villa Geno, bellissima. Senti Giamma, torniamo un attimino sulla partita di ieri sera. Eravamo in studio insieme. Sì. La notte porta consiglio delle considerazioni su quella che è stata la gara di ieri. Ma allora, c'ho ancora il sorriso stampato, voglio dire, nonostante il tempo, qui sera di neve e di tutto, ma ragazzi, 3-0 così inequivocabile, erano tanto tempo, insomma, che non si vedeva, voglio dire, non c'è molto da dire. È stata un'Inter concentrata, meravigliosamente ha giocato sia il reparto difensivo che quello offensivo, e praticamente poi è chiaro che poi sento dire il Milan non c'era, sono fuori forma, questo è. Però quando si devono dare i meriti all'Inter si fa sempre fatica,
Però io devo dire che questa prestazione l'ho vista col Napoli. Il mio quesito, anzi, che avrei posto a Inzaghi è: ma come mai passiamo da una prestazione meravigliosa contro il Napoli, che gioca il miglior calcio d'Italia, se non di Europa, insieme all'Arsenal, e poi facciamo questa bellissima prestazione col Milan, e poi ci sono delle prestazioni col Parma, il secondo tempo col Monza e con il Verona, che sono così sterili, così apatiche? Cioè, più che altro è questo che mi domando da interista. Anche questa è una considerazione, Simone? È perché è l'Inter da sempre così, da quando la seguo, da quando la conosco, non c'è un motivo specifico. Magari sentono meno le partite, non lo so, col Napoli si arrivava dopo un mese di sosta, era la partita insomma più importante, stadio pieno, a parte che lo stadio è sempre pieno, però forse magari so anche i calciatori hanno meno motivazioni in certe partite. Col Parma... Ho capito, però perdonami, però il problema è proprio questo, perché io ho messo l'accento su questo calo di tensione, perché è facile trovare motivazioni contro il Napoli, contro il Milan, che non è che abbiamo vinto un derby, abbiamo vinto la Supercoppa. Il Milan ha perso già la Supercoppa, è stata eliminata dalla Coppa Italia, quindi ha già perso due mission, due obiettivi che avevano nel target, e noi per adesso una l'abbiamo presa, siamo ancora in Champions, lasciamo perdere che non potremo mai vincere la Champions, però bella figura la possiamo fare, e io sullo scudetto ci credo fino all'ultimo. Però io voglio dire, la grande squadra fa 3-0 con la squadra provinciale, tra virgolette, no? Noi invece abbiamo fatto fatica. Io questo calo di tensione non lo vorrei più vedere. E qui, chiedo a voi anche, secondo me è un po' quando un po' la personalità viene a mancare. Cioè, un indole vincente deve andare come un treno e vincerle tutte. Non avere questi cali, perché sennò fa più arrabbiare. Una prestazione meravigliosa contro il Napoli, poi col Milan, e poi vedi quelle partite che abbiamo visto in questa settimana, ti fanno girare le scatole. Chiaro che sono contento, per carità, non mi sto lamentando, sono contentissimo, però voglio che l'Inter continui con questo percorso, con questa concentrazione, con questa determinazione, perché siamo l'Inter, perché siamo una rosa importante. Vabbè, da questo punto di vista però, Daniele, siamo quasi in chiusura, ti dico, sul mercato a gennaio si può muovere qualcosa? Cioè andrebbe fatto qualcosina soprattutto lì davanti? Cosa pensi? Andrebbe senz'altro, nel senso che questa squadra può essere potenziata, che si possa fare qualcosa solamente in caso di uscite, e il problema è che se dovessero esserci delle uscite, probabilmente sarebbero delle uscite dolorose, quindi forse è meglio rimanere così. Certo che andrebbe fatta qualcosa. Se per qualcosa si intende lo scambio tra Kessié e Brozovic, io ripeto, non vedo grande utilità. Sicuramente non economica, perché fai una plusvalenza oggi, ma ti prendi dentro l'ammortamento di Kessié, quindi la paghi domani. Ammortamento che per Brozovic non c'è. E francamente non vedo neanche tutta questa utilità tecnica, perché ripeto, secondo me Brozovic continua ad essere un elemento fondamentale della squadra, quindi se fare qualcosa significa fare che sì per Brozovic, resto così. Secondo me andrebbe fatto qualcosa davanti, perché Lukaku continua ad avere problemi e perché Correa in questo momento non è affidabile. Prendiamo Marcus Thuram subito, che quello veramente è un gran giocatore, prendiamolo. Chi lo paga? Ma secondo me Gianmarco intende prendiamolo, nel senso noi, cioè facciamo una colletta e prendiamolo. La testa. No, ma anche perché intanto mi sembra che abbia dei costi che ad oggi l'Inter non si può permettere. Io poi credo che la riflessione successiva sarebbe su Lukaku, perché l'Inter quest'estate, quando arriva Lukaku, ci fa capire, senza neanche tanti mezzi termini, che l'idea è quella di tenerlo, non solo dopo il prestito di un anno, ma se dopo sei mesi, che Lukaku, tra uno scherzo e l'altro, è costato 20 milioni il prestito di quest'anno, no? Appunto. E se questo è Lukaku, dubito che si possa pensare di tenerlo. Tant'è che la virata anche della società, non so cosa ne pensi Daniele, è stata sostanziale, no? Cioè, se quando arriva ci dicono ma sì, fondamentalmente siamo già d'accordo per tenerlo anche l'anno prossimo, e qualche mese dopo
Adesso, niente, vabbè, adesso vediamo quando si riprende se torna a essere il vero Lukaku, direi, no? Si capisce perché ce l'ha andato così facilmente adesso, ma forse. Certo. Questo però non lo so, perché non ha mai avuto... È assolutamente così, cioè l'Inter lo prende in prestito, cioè, l'Inter l'avrebbe preso in prestito pluriennale se i prestiti fossero stati ancora consentiti per più anni. Quindi è chiaro che Inter e Chelsea avevano già un mezzo accordo per rinnovare il prestito. L'Inter è rimasta spiazzata perché in questo momento rinnova... non è neanche un problema di rendimento. Cioè, sai, Lukaku gioca male. Non gioca mai. Quindi è certo che diventa un problema che devi poi andare a rivalutare alla fine della stagione. Perché io vorrei poter dire che Lukaku gioca male rispetto a Lukaku di Conte. Lukaku non gioca mai. Non gioca. Per forza, è stato infortunato, vero? Però cioè, è stato perennemente infortunato. Una cosa siamo alla terza ricaduta, tra l'altro in zone diverse abbiamo scoperto l'esistenza della zampa d'oca, quindi cioè, dal punto di vista come dire, dello studio medico è anche affascinante, però battute a parte Lukaku gioca 10 minuti e poi si ferma 4 partite. Una volta Gianmarco, poi Lorenzo, siamo quasi in chiusura, allora, veloci. Voglio dire soltanto questo, che dopo vi saluto. Io dicevo Marcus Thuram perché andando in scadenza, così dicono le voci, sembra che con un 12 milioni lo puoi prendere subito a gennaio. Ci sono 12 milioni di troppo nella richiesta. No, certo, 12 milioni è vero, hai ragione, però porca miseria, se adesso non l'Inter non riesce a spendere 12 milioni, cioè allora chiediamoci... Gianma, l'hai visto già quest'estate col prestito di Acerbi. Grazie, Gianma! Sì, va bene. Ciao, ragazzi. Ciao, Gianma. Un abbraccio a Gianmarco Piacentini, che si è indispettito. Però hai depresso Gianmarco nel posto. Ma non è che lo deprimo io, siamo tutti depressi per la situazione. No? A chiudere, Lorenzo, 40 secondi anche per te. Ma l'hai distrutto, ma lui era tutto gasato, abbiamo vinto, eccetera. Ma fallo sognare un po'. Ma noi facciamo sognare chiunque, poi però è anche il nostro lavoro riportare coi piedi per terra tutti quanti, perché anche su Acerbi si è stati fino all'ultimissimo minuto di mercato col bilancino a dover vendere Salcedo e Agumè. Per chiudere vorrei fare una considerazione riferita al fatto che secondo me un'ipotesi su un giocatore qualsiasi, anche in prestito, non lo so, a gennaio, per rinfoltire un po' il reparto offensivo, visto che comunque Correa ha un corpo estraneo con la rosa, con tutta la squadra, Lukaku è un'incognita. Io sul mercato prendere un giocatore, una punta che possa fare numero. Sì, Lori, hai ragione, concordo. Grazie Lorenzo. Ciao Lori. Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio a Lorenzo Matri. Anche perché poi quest'estate si discuteva sul fatto di avere la quinta punta. L'Inter ci ha sempre detto no, quattro vanno più che bene. Poi ci si è resi conto che quattro non vanno per niente. Siamo bene. Due e mezzo adesso. Si è rimasto sempre... No, due. Poi un quarto uno, un quarto l'altro. Correa fino ad oggi è stato come non averlo, infatti, mi pare. Due e mezzo, il mezzo quale sarebbe degli altri due? Un quarto. Esatto. Grazie Daniele. Ciao Daniele. Ciao. Grazie a voi. Un abbraccio anche a Daniele Mare, direttore di FC Inter 1908.it. Noi siamo in chiusura. Ringrazio anche Simone Leo per essere stato in studio con noi. Ciao, grazie Simone. Grazie Alfio, grazie a tutti. Ben ritrovato e fatemi salutare anche Fabio Valenti. Ciao, ciao Fabio. Ciao ragazzi, a presto. Metteremo la trasmissione sui nostri social, così la potrete rivederci anche sul canale YouTube, e noi torniamo giovedì prossimo. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti.